L'accoglienza è stata straordinaria, affettuosa. Qual è il messaggio che vuole veicolare? Ma il messaggio è quello di essere veramente se stessi, di non avere paura di rivelarsi, di manifestarsi per quello che si è, perché una vita vissuta nell'insincerità non fa bene né a se stessi né agli altri. Per la professoressa Perinetti è come iniziata una seconda vita, finalmente nell'aspetto e nei panni che sente suoi e che ha sempre sentito suoi, quelli di donna. La professoressa da un paio di anni ha iniziato il suo percorso di transizione da uomo a donna e ha deciso all'inizio dell'anno scolastico a settembre di parlarne apertamente coi suoi studenti del liceo Botta di Ivrea in Piemonte. La sua testimonianza è arrivata fino in Toscana. La professoressa ha parlato ai ragazzi dell'Istituto Cecchi di Fucecchio in un incontro pubblico organizzato dalla scuola nella giornata mondiale contro l'omofobia, bifobia e transfobia. L'incontro odierno a teatro era un incontro riservato alle soli classi quinte ma facoltativo. Nonostante questo la partecipazione è stata massima, segno che tra i giovani questa tematica è estremamente sentita e c'è tanto interesse. Per me è stata davvero una rinascita, mi sono sentita rinnovata completamente. È stato veramente uso un termine greco, che è l'epifania, perché per me è stata veramente una rivelazione, il poter finalmente presentarmi così come ho sempre sentito di essere, di cui ho preso consapevolezza nel corso della mia vita. Dai suoi ragazzi, dai suoi studenti, qual è stata l'accoglienza? L'accoglienza è stata molto molto bella, una frase che i ragazzi mi hanno detto in tutte le classi in cui mi sono presentata al primo giorno è stata: adesso lei ha un'altra luce negli occhi. Ed è stata una frase molto bella perché loro hanno visto nei miei occhi una luminosità che prima non avevo.